abbiamo conosciuto più per ciò che scrivi o per quello che scruti nei libri, più in realtà di quello che ci siamo detti fondamentalmente, no? È così un po'. Il sogno della quarantena, questo è il sogno numero uno, che era proprio all'inizio, no? Quando uno voleva uscire, voleva uscire, voleva uscire, e così l'ho fatto uscire. Sono con i piedi sull'uscio. Forse oggi esco di casa per la prima volta da un po'. Entrambi i piedi sono sull'uscio e non sanno se proseguire oppure se tornare indietro, dentro. Ho il pomello della porta ancora in mano e la porta l'ho aperta io da dentro. Sbirciando fuori non vedo passare nessuno. Dall'uscio aspetto e intanto guardo il rumore di un vicino che non vedo. Oltre quella che sembra essere la mia porta, non c'è marciapiede, ma subito sanpietrini, che un po' arrotondati agli angoli sono sconnessi lungo tutta la via. Com'è sentirli sotto la suola delle scarpe che ancora non ho indosso? La mia è una vecchia strada del centro, corta e stretta, con le case gettate direttamente a destra e a sinistra della via. Le case non sono alte uguali e così da una parte di un tetto più basso si intrufola una linea di luce naturale che lì, sull'uscio, riscalda il mio piede destro dopo poco che aspetto. Ho voglia di attraversarla quella linea e vedere se al di là ne troverò delle altre lungo la via e il sole. Oggi è il primo giorno di primavera e da qualche parte si dovrà pure sentire. Se esco, i miei piedi poggiano piano sui sanpietrini. Tasterei due pietre e mezzo con un piede, una sola con il tallone. Ne scelgo una terza solo con la punta. Tra i sanpietrini noto delle tracce di verde di tanto in tanto, che possono essere qualche tipo di pianta colonizzatrice venuta da chissà dove, spostata dal vento e che abbia attecchito lì, atterrata nell'interstizio tra i sanpietrini. Cerco di non pestare quel fiato di verde, ma solo le pietre. La mia strada è corta e tra un po' finisce là. Ecco, ancora niente sole, laggiù in fondo c'è il muro in mattoni di una casa con neanche una porta. Le mie possibilità finiscono in un vicolo cieco. Ma quando mi avvicino per vedere meglio, la strada in realtà non è del tutto chiusa da quel muro di quella casa senza porta. Un filo di luce sui sanpietrini sembra far intravedere che il piano sì, finisce, ma a destra del muro in basso i sanpietrini continuano in uno stradino scosceso e stretto, di quelli in cui una volta dovevano passare solo i cavalli e ora, magari, le persone in piedi con le buste della spesa in mano, una distante all'altra. Adesso nessuno. Solo un rigagnolo d'acqua scende in mezzo alla via ed è forse lo scolo. E dal nulla, bambini escono dalle case a giocare, tutto ad un tratto, fuori tutti. Nello stradino si salta da una parte all'altra del rigagnolo. I bambini si schizzano l'acqua, fanno navigare barche di carta e oggetti di plastica improvvisati qualsiasi. Non c'è preoccupazione, non una. Buttate, buttate tutto quello che vi pare, sì, anche la plastica giù per la corrente, giocate. Autorizzatevi da soli e godetevela. Voi dovete crescere e potete. Provate con questo e con quello, provate con la qualunque. Correte, correte, schizzatevi, scivolate, cadete, rialzatevi sporchi. Come degli esseri liberi. Quando apro gli occhi ho ancora il pomello della mano, della porta, in mano. Guardo i miei piedi e non ho mai messo le scarpe. Sono sull'uscio. Non sono uscita ancora. Adesso mi piacerebbe sapere anche quali sono stati i tuoi sogni successivi. Questo è stato il più lieve. Tutti i successivi sono stati ammazzamenti, violenze varie, delitti, mostri, gente che si tuffava in una piscina e diventava un
un parallelepipedo di cemento. Era... La quarantena stretta è stata un... Ora che siamo in fase 2, no? Sarà sempre una cosa lontanissima, ma in realtà è stato un momento in cui... in 5 secondi, no? Come quando fai un incidente che vedi tutto, no? Velocemente, fai tratatatata, adesso succederà questo, adesso succederà quest'altro, no? E ti fai già il film di, delle puntate successive. Appena iniziata la quarantena io proprio, no? Dobbiamo cambiare modo di abitare le città, dobbiamo cambiare modo di concepire l'individuo come bastante a se stesso, no? Tutte queste cose qua. E dopo lì per lì, a parte un po' riprendere la mia attività d'avvocato e pensare che cosa poteva essere utile in quell'ambito, no? Perché il mondo cambia per tutti e tu dovrai dare dei consigli a delle persone in cui il mondo è cambiato, no? E quindi cercare di renderti utile in quel senso e anche di portare avanti l'attività, insomma. E a parte fare questo, avevo questa grande consapevolezza del fatto... della solitudine che tutti avremmo vissuto tanto, no? Un po' per distrarmi anch'io, visto che facevo tutti questi sogni tragici e coi mostri, così, per rilassarmi ogni tanto e anche per, diciamo, far passare la solitudine, mandavo con WhatsApp un capitolo al giorno di quel libro Le nostre anime di notte. Ah, che bello! Di Kent Aruf. E allora, siccome i capitoli sono corti, sono tipo 2 pagine, no? Con una nota vocale riuscivo a mandarle a delle mie amiche che erano da sole in casa a Torino, a Bologna, noi, no? La però, scusa, del libro è... Ale, lei parla della quarantena, ma lei insieme a Tamara è la protagonista di un progetto. Mi interessa anche capire tutto ciò che hai percepito da queste parole, che in parte ce lo siamo già detto, no? Però anche che cosa è stata questo tipo di esperienza per te, veramente osservare anche questo incontro con tutte le persone che sono venute qui è stato tipo un laboratorio. Ho ancora nella testa, no, il lieve movimento di un gesto, no, un così, un altro movimento, o come stava la Chiara, per esempio, quando parlava. E sono cose tipo in qualche modo chirurgiche da osservare e da... che in qualche modo io in magazzino i compagni di classe erano interessantissimi. Cioè, io ho fatto nella mia immaginazione tutto il prologo tipo Bianca. Com'era a 20 anni? Come sarà 60 anni. Quando mai ti era capitato che 4 persone parlano, non so, della morte, no? E che questa cosa ritorna dalla vita alla morte, la mancanza che non avere un saluto, un funerale ha portato nella riflessione di un sacco di persone che sono venute qui a essere, certo, pagine del vostro diario, no? Questo non l'ho mai vissuto in vita mia. Non ho mai parlato così tanto di questo argomento. Un piccolissimo desiderio di fare una menzione ad un uomo che se n'è andato in questo periodo. Lui è un pittore qui di Pesaro, si chiama Giuseppe Ballarini. Ha avuto cura di fare il bigliettino per le persone che avrebbe lasciato quando sarebbe morto. Oh. Che bello! Non so, da te che ha lasciato la data libera, no? E questo è uno dei suoi petti rossi che è un... E dice, bellissimo. Corro sgomento a dipingere petti rossi. E così vuole, immagino, essere ricordato. Aveva 80 anni o più. Interrare una piccola ghianda e attendere che la quercia si faccia così grande da godere supino sull'erba di lunghe soste alla sua ombra. Giuseppe Ballarini. Sia un'occasione per ritornare in quel dettaglio in più che la quarantena ci ha dato qualcosa.